l'avventurosa storia del trasferimento delle ceneri di Pirandello da Roma ad Agrigento. Un viaggio nell'assurdo, grottesco, che sembra, le cose capitano, le avventure a queste ceneri, sembra che l'abbia scritto Pirandello stesso, ed è tutto quasi vero, ma sempre con la mediazione della regia, della storia, ma cioè, potete vederlo pensando che questo è accaduto, ecco, ci terrei a questo stato d'animo. La prima parte, non parlerò tanto, state tranquilli, la prima parte è in bianco e nero. Poi io di scoprire il bianco e nero non sarebbe bello per uno come me che ha cominciato con il bianco e nero e poi ha dimenticato, è un bianco e nero particolarmente lavorato, chi si occupa di fotografia capirà, è veramente particolare, l'operatore Carrera è straordinario, vedrete questo bianco e nero. È in bianco e nero perché l'inizio è un brano di un documentario dell'epoca, un cinegiornale che ha filmato la premiazione di Pirandello del Nobel. Allora io ho detto, ma è cominciato con bianco e nero, con Pirandello, continuiamo questa prima parte tutta con bianco e nero. Poi la seconda parte invece scoppia il colore. Dico scoppia perché è un verbo che mi aiuta a accennare a questa storia tragica che è il secondo episodio. È il racconto che Pirandello ha scritto 20 giorni prima di morire. Un racconto tragico, disperato, che fa pensare che se n'è andato con molta angoscia nel cuore. Allora, questo film, questo episodio vuole raccontare l'assurdo che può circolare tra di noi, in questo caso tra un ragazzo e due bambine. Il ragazzo uccide una delle due bambine. Però non devo andare avanti, se no non dico sa. Diciamo che è